Una Samp dalle due facce regola il Roma City e si regala la terza gioia davanti ai 5.115 tifosi amici. Una bella soddisfazione per Keriota e Leonardo, entrambi alla seconda marcatura in maglia rosso-blu. Siede in panchina mister Mancinelli per la squalifica di Palladini, ma la sostanza in campo non cambia molto. Le uniche novità rispetto alle uscite di Fossombrone e L'Aquila sono la presenza di Paolini sull'out difensivo sinistro al posto di Orfano e l'impiego di Chiatante a destra. Maurizi si presenta con la solita difesa coordinata da Scognamiglio e Alari, dietro agli ex Gelonese e Barberini, in avanti il trio Hernandez-Piccioni, altro ex, e Teraschi. Parte bene la Samba, che si fa vedere in una manciata di occasioni con Guadalupi prima e Baldassi poi. La reazione capitolina arriva al 24esimo con Hernandez, ma i rosso-blu passano dopo qualche minuto. Corner a Roma City, palla messa fuori da Leonardo per l'espresso Keriota, che in solitario va a realizzare l'1-0. Non si perde d'animo la formazione di Maurizi, subito alla ricerca del pari con la conclusione potente di Gelonese. Il mancino sbatte contro l'incrocio dei pali. La prima frazione scorre via con le due squadre che si affrontano a viso aperto, il Roma City costretto a rinunciare alla presenza di Piccioni, infortunato. Al suo posto Camilli. Inizio ripresa horror per la Samba, al primo giro di lancette Camilli serve all'indietro del Mastro, che senza pensarci due volte scaraventa la sfera alle spalle di Orsini. I padroni di casa sono in difficoltà e sentono la pressione del Roma City, che in attacco fa ballare parecchio la difesa rosso-blu, brava a salvarsi alla meglio. Alla mezz'ora la Samba, fortunata, che trova la via del gol. Corner di Guadalupi nella mischia furiosa in aria, svetta la testa di Leonardo, che fissa il risultato sul 2-1. Nell'occasione resta a terra colpito duro del Mastro, portato fuori in barella, al suo posto Cavacchioli. Girandola di sostituzioni con il centrocampo rosso-blu, che si impreziosisce con le presenze di Lulli e Touré. Il Roma City ci prova nonostante i 9 minuti di recupero, tuttavia è la formazione di casa ad uscire con i 3 punti in tasca. Un solo punto in trasferta per la squadra di Maurizi. Terza gioia casalinga per la Samb, che si lancia verso Castelfidardo con i biancoverdi reduci dal pari di Sora.